Al 23° concorso itinerante intitolato a Vincenzo Cernicchiaro e organizzato dall'Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Maratea, il primo posto è andato al gruppo Giovani Parrocchia Castrocucco, con questa motivazione: l'originalità dell'opera si impone immediatamente alla curiosità del visitatore. Il presepio è stato ideato all'interno e sopra una vera barca, costruzione effettuata con garbo e genialità. L'opera, pur se con una semplice prospettiva, colpisce anche per l'amore che i realizzatori hanno profuso nella particolarità della sacra rappresentazione. Ascoltiamo ora la portavoce del gruppo e a tutti loro i nostri sinceri complimenti. Siamo stati un gruppo di 10 ragazzi e abbiamo pensato di rappresentare il presepe nella barca perché sin dai tempi di Gesù praticamente lui si era circondato da apostoli pescatori e quindi il significato della barca è per noi molto, un significato molto importante, molto sentito. I ragazzi che hanno partecipato sono Sara e Giuseppe, hanno costruito e disegnato il muro dietro che rappresenta per noi la divisione tra cristianesimo e paganesimo. Poi ci sono stati Vincenzo e Tommaso che hanno creato con il sughero tutti i paesaggi che potete vedere qui dietro. Bellissimo. Infine Carmen si è occupata delle luci e Federica, io abbiamo abbiamo ritoccato un pochino la parte tecnica. Bellissimo. Insomma, una squadra vincente, perché questo presepe poi è risultato il primo, no? Il primo classificato, sì. Per quanto riguarda, diciamo, io non direi una gara, insomma, come la possiamo definire? Insomma, è un momento bello qui a Maratea che l'Associazione dei Presepi, ecco, fa con tutti questi artisti, perché di artisti sì. Si tratta. Senti, quanti giorni poi insomma c'è di lavoro per realizzare un manufatto così bello? Abbiamo iniziato già da novembre a raccogliere prima le idee innanzitutto e poi abbiamo dovuto convincere qualcuno a darci la barca e poi tutto il lavoro si è svolto tra novembre e dicembre. Siamo stati qui sempre fino all'1, alle 2 di notte perché... Immagino. Senti, adesso questo bellissimo presepe, ecco, lo conserverete qui oppure che cosa succederà? No, purtroppo lo dobbiamo smontare per una questione di spazi, soprattutto in chiesa, e poi perché comunque dobbiamo restituire la barca a chi ce l'ha prestata. E allora significherà che l'anno prossimo, se Dio vuole, anzi l'anno prossimo, a Natale 2019, insomma, verremo ancora per venire a visitare questa chiesa e per sicuramente guardare un altro magnifico presepe, opera d'arte qui a Castrocucco. Sì, siamo già all'opera, già stiamo raccogliendo le idee, siete benvenuti. Benissimo, in bocca al lupo e grazie. Grazie a te.